La somiglianza è impressionante, il DNA scioglierà gli ultimi dubbi. Già nelle prime edizioni straordinarie delle TV serbe i condizionali sono ben pochi. È assicurato nelle mani dell'intelligence. Poi la conferma in conferenza stampa del presidente Tadic. Nel nome della Repubblica Serba vi do l'annuncio dell'arresto. L'hanno preso Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia, l'uomo dei 43 mesi di assedio di Sarajevo, la responsabilità del massacro di 8.000 musulmani durante la guerra di Bosnia gli valse l'appellativo di boia di Srebrenica e l'accusa più infamante, quella di genocidio. Con questo capo di imputazione e anche per crimini contro l'umanità, da 16 anni lo insegue il Tribunale Penale Internazionale, che solo nei giorni scorsi aveva lamentato Belgrado non fa abbastanza per prendere i suoi fuggitivi e al quale ora Mladic dovrà essere consegnato. Con lui Vallai è l'additante ora più ricercato della guerra di Bosnia. Non ha voluto il presidente Tadic andare nel dettaglio di luoghi e modalità dell'arresto per non intralciare le indagini in corso, ha detto, ma ha aggiunto: questo risultato rimuove un fardello pesante, chiude una pagina della nostra storia sventurata. E in una consecuzione di tempi che fa riflettere, finisce in manette Mladic proprio nel giorno della visita a Belgrado della rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Catherine Ashton. La richiesta alla Serbia di riconciliarsi col suo triste passato prossimo, catturando i latitanti, è da sempre condizione ultimativa dell'accesso all'Unione Europea. Così da Bruxelles arriva il commento, un arresto che mostra quanto Belgrado voglia avanzare sul cammino dell'Europa.